Gesù disse: il campo è grande, gli operai pochi, preghiamo Dio che susciti altri operai fedeli.
Ogni cosa lui
quelli che vendono il 3x2 o i giacconi di pelle o le batterie da cucina, e quelli che illudono la gente con le carte e con i buoni oroscopi, vendendo i libri di preghierina ed altro, fra il sacro e il profano, io posso dire, possiamo dirlo insieme in buona coscienza, noi non vendiamo niente. Noi offriamo con spontaneità e sincerità. E riprendendo quello che alcuni giorni fa abbiamo letto sulla stampa, di quel personaggio, di quel cantante e attore drammatico napoletano a cui mi sono stato assimilato, che io stimo sotto l'aspetto, diciamo, di arte, io non recito. Noi non recitiamo, noi annunciamo un messaggio antico con mezzi moderni. Amen. E in questo momento la mia gratitudine va al Signore e invoco una grande benedizione su tutti voi che siete qui presenti, su quanti possono udire queste parole, possono vedermi sui loro teleschermi, ricordando che l'unico onnipresente è Dio, che l'unico che può benedire è Dio, e che quello che annunciamo è il messaggio della parola di Dio. Non è frutto di dialettica né di arte oratoria, anzi, a volte sotto quella grande regia spirituale che avviene attraverso la guida dello Spirito Santo di Dio, sembra a volte che ci siamo messi d'accordo con i canti, con delle parole. No. Vogliamo usare un termine che tutti conoscono: noi improvvisiamo per lo Spirito del Signore. Non ci saranno tante precisioni di carattere storico, di numerini, ma io so solo una cosa: che in vano si affaticano gli edificatori se non è il Signore che edifica. E il Signore edifica. Il Signore sta costruendo la sua spirituale chiesa senza nomi eclatanti, chiesa non monopolizzata, chiesa costituita da anime riscattate, lavate, imbiancate col sangue di Gesù, di credenti che un tempo non ci vedevano e per la parola di Dio hanno ricevuto e ricevono la luce di Dio. Fra un blob a Milano e una critica sulla stampa, molti credono di snellire il messaggio dell'Evangelo. No, io prego anche per quelle persone, preghiamo insieme che possono capire. Chissà che molti di voi non vi ricordate di una mia vicissitudine di tanti anni fa, quando un personaggio famoso dello spettacolo su un canale nazionale, dove non mi si diede proprio la possibilità di parlare, il minimo indispensabile, presero un pezzettino di uno di questi messaggi dove annunciavo con quella foga interiore che deriva dalla consapevolezza di quel che si dice e da una fede certa basata sulla parola di Dio, che Dio è luce. E lì c'entrò una marca di lampadine che non c'entrava proprio per niente. Ma la cosa più triste è che quelli che cercano di mettere certi accenti e sottolineature su certe situazioni sono quelli che non conoscono la luce. Il Signore opera in questa nazione. C'è un canto, non l'ho fatto mai, lo voglio chiamare mentre mi accingo a predicare la parola ancora in questo momento. Voglio chiamare io un canto, non lo faccio quando registriamo per la televisione, lo facciamo in altri tempi. C'è un canto che tanto ha toccato il mio cuore da anni, che voglio toccare ancora il cuore di tanti altri. È un canto che si riferisce a un miracolo di Gesù, a un cieco di Gerico che incontrò Gesù,
e nel momento che lo incontrò la sua vita cambiò. E il coro dice proprio: quando Gesù viene a abitare nel cuore, beh, la sentirete cantare. Credo che i fratelli sono pronti per proporvelo. Il gruppo della missione evangelistica Nuova Pentecoste è già pronto. Arrivano le note, è vero? Stanno arrivando le note? Vogliamo sentirlo cantare insieme. Anche se le immagini non saranno buone perché sono qui davanti, mi sposterò un pochino di lato e poi passeremo direttamente al consiglio della parola di Dio. Egli ha vivificato anche voi, che eravate morti nei falli e nei peccati, nei quali già camminaste seguendo il corso di questo mondo,
secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo nelle concupiscenze della nostra carne, adempiendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli d'ira come anche gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo, voi siete salvati per grazia, e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Voi infatti siete stati salvati per grazia mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato, perché le compiamo. Gloria al Signore. Fin qui la parola di Dio e il messaggio che coincide con canto, che coincide con espressioni, è un messaggio particolarmente importante per tutti gli uomini. Stiamo parlando di salvezza. Salvezza, questo verbo lo conoscono tutti quanti, vero? Salvarsi, essere salvati, significa non morire, significa vivere, e nel nostro significato ha un significato ancora più profondo, perché significa vivere per l'eternità. Amen. Ecco, molti dicono: ma io devo essere salvato, perché devo essere salvato? Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Gesù Cristo il Signore. Parola di Dio, verso con verso, facciamo parlare la Bibbia, e deve parlare sempre la parola di Dio, la Bibbia, perché la parola non sono le chiacchiere, la parola è vita. Per essa parola furono creati i cieli e la terra e ogni cosa, e poi per essa parola venne ancora ad essere sulla terra l'unigenito figliuolo di Dio, che prese un corpo umano attraverso un miracolo. E Dio fa i miracoli, vero? E solo Dio fa i miracoli. Amen. Il miracolo dei miracoli, quando Dio si fece uomo, venne a abitare fra noi, rivestendo un corpo umano, attraverso quello che è stato lo strumento di Maria Vergine per portare salvezza. Ecco, la salvezza è l'argomento ed è, anzi, la dottrina, l'insegnamento principale, la dottrina essenziale per ogni cristiano che si ancora definisce cristiano, per quelli che credono, per quelli che vogliono credere, per quelli che sanno che devono credere. E io sono fra voi, noi crediamo perché questa fede ce l'ha data il Signore. Il credere non è soltanto credere in senso, come dico spesso, storico. La salvezza non ci viene dal credere così. Il credere, o meglio l'attitudine del credere, ci mette in condizione di ricevere la fede. Il fatto di voler dire: Signore, manifestati, dimostrami, Signore, ancora dammi comprensione della tua parola. Questo è un mezzo che apre il nostro cuore e in un certo senso apre le nostre mani a ricevere il dono, uno dei doni più grandi che Dio ci fa. Quella fede, dono di Dio, quella fede salvifica, quella fede che produce salvezza, quella fede che non è da voi, dice questa scrittura, viene da Dio. Gloria al Signore. Notate questi versi, come tutta la parola di Dio è precisa, meravigliosa. Egli ha vivificato anche voi, che eravate morti nei falli e nei peccati. Vivificati significa ha dato vita,
ha messo vita. E non mi dite, e non mi dite che non vedete tanta gente che dice di vivere. Quanti zombie vedete dalla mattina alla sera? Quanta gente dice di essere viva, ma è gente che non ha vita, gente spenta, gente che non crede più a niente, gente che non ha una fede, gente che è soltanto martoriata dai propri pensieri, gente che è sotto il dominio del peccato, gente che vive una vita immorale, irresponsabile, e dice poi che ci vivo a fare? No, si può vivere, si deve vivere la vita, ma per vivere la vita come si deve bisogna essere vivificati attraverso l'amore di Dio, attraverso l'accettazione del dono più grande e più bello di quest'amore, che è la salvezza, che si riceve per un unico nome, in un solo nome, e per grazia e non per meriti, in Gesù Cristo il Signore, il Re dei Re. Amen. Gloria al nome del Signore. Oh, fratelli miei, noi siamo vissuti certi tutti quanti, la nostra nazione, amici cari, la nostra nazione, ci è stato insegnato di fare tante buone opere, tanta gente si è poggiata sulle buone opere. Le buone opere ci devono essere, senz'altro, ma saranno conseguenza di una fede viva, sono conseguenza di una vita spirituale feconda, sono conseguenze di una vita che si vive consapevolmente. Noi prima eravamo figliuoli di ira, e io parlo a voi cristiani che avete realizzato la nuova nascita, che per molti ancora è un qualche cosa di assurdo, che è ancora qualche cosa di strano, la nuova nascita, cioè questa nuova natura che viene a entrare in noi per fede nel momento stesso che noi accettiamo Gesù Cristo quale nostro personale Signore e Salvatore. Amen. Questo processo spirituale che ci porta ad abbandonare la vecchia vita, che ci porta a lasciare le vecchie condizioni, le cattive amicizie, l'immoralità, l'adulterio e tanti altri peccati. Questa grazia meravigliosa che è una luce splendente dentro di noi e che ci fa capire che tutte le altre cose che sono fuori hanno un valore molto relativo e che è troppo importante poter vivere una vita consapevole nella grazia, nella misericordia di Dio, con l'amore di Dio, col patrocinio di un padre che è il padre dei padri, il vero padre, e non si chiama né Pio e né in un'altra maniera, è l'Iddio della gloria, è l'Iddio della gloria, è l'Eterno, quello che molti immaginano con la grande barba, è questo spirito glorioso e meraviglioso che ci fa ancora e ci fa sentire la sua presenza nel nostro cuore, che calma le ansie del cuore e che ti dà quella sicurezza che tanti cercano altrove, e la cercano di qua e la cercano di là. Ecco perché poi si arricchiscono i maghi, le streghe e tutte quelle cose che noi sappiamo, purtroppo li vediamo dalla mattina alla sera. Purtroppo ci sono tante di queste cose e molta gente ci corre, ci crede. Noi continueremo con questo messaggio, continueremo con la potenza di Dio che è più di un martello, che possa spezzare ogni impedimento e che possa sostituire in tanti cuori che si sono pietrificati, sostituire quel cuore di pietra e metterci un nuovo cuore come l'ha messo a me, come l'ha messo a Michele e a tanti altri. Un cuore di carne, figliuoli d'ira, anche noi, nessuno di noi può dire io sono stato una brava persona. Quando ci dicono che sono brave persone, il commendatore che ha doppia vita, di giorno è un integerrimo funzionario o dello Stato, di un'azienda, e poi la notte è uno sporcaccione. Quante ce ne sono? Non sono sciocchezze, sono cose concrete. Forse chissà quanti ricevono qui in questo momento questa parola che non piace. Ma Gesù è venuto per tutti. Alleluia! Il Dio ha tanto amato il mondo, lo dice la sua parola. Il Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato, ha dato il suo unigenito, non uno dei tanti, unigenito figliuolo, affinché chiunque crede in lui non perisca, spiritualmente parlando, ma abbia, lo sapete bene voi, vero? Anche voi, la vita eterna. Sia benedetto il nome del Signore.
Io sono così orgoglioso di poter annunciare un messaggio di questo, un messaggio di salvezza. Oggi c'è gente che porta i vari messaggi, c'è quello che porta un messaggio di qua, un messaggio di là, un messaggio di una cosa, un messaggio di un altro, tanti messaggi, tanti, troppi messaggi, ma questo messaggio è unico, è il messaggio della vita, è il messaggio della parola. Noi siamo salvati per grazia e ringraziamo il Dio per la sua misericordia, ringraziamolo per il suo amore. Ci pensate se dovessimo mettere sulla bilancia e pesare le nostre buone opere e le nostre cattive opere per poter vedere un poco se potessimo essere salvati per opere? Ma chi scamperebbe? Chi scamperebbe al giudizio di Dio? Ma siamo nel tempo della grazia. Grazia significa che Gesù prende il tuo peccato, lo cancella, lo butta in fondo al mare, se ne dimentica se tu lo ricevi con fede, con amore, col desiderio di non farlo più. Amen. Questa è una condizione, non è un messaggio dell'Evangelo a buon mercato che dice basta che tu credi soltanto, poi continua a fare quello che ti pare e piace. Non è come hanno fatto tanti e fanno ancora tanti che pensano che vanno davanti a un uomo, cancella il peccato e possono ricominciare da capo. No, la nuova creatura si impone. Nel regno dei cieli andranno le creature nuove che si chiamano figlioli e figliuole di Dio. Amen. È parola di Dio. Non sto dicendo niente di nuovo, non dirò mai niente di nuovo, sarà di nuovo per molti che non conoscono la parola, ma chi conosce la parola sa che questa parola non è un mezzo che l'uomo possa convincere con questa parola, è la parola che convince l'uomo. Amen. È la parola di Dio e questa salvezza viene da Dio e la predicazione della parola deve senz'altro essere attraverso lo Spirito Santo di Dio. Amen. Amen. È così? È così? Gloria al nome del Signore. Io spero, e non solo spero, io lo credo. Io credo che se anche molti non sono interessati a questa parola e girano il canale, il Signore sta facendo sì che il popolo italiano prenda coscienza nei riguardi dei propri rapporti con Dio, che prenda una vera coscienza di quello che è la necessità e soprattutto di quella consapevolezza che le nostre cose le può sistemare soltanto Lui, Dio. Amen. E certamente Dio è misericordioso, è pieno d'amore, ma è necessaria una buona intenzione, è necessaria una buona volontà, è necessario manifestare questo. Dio è disposto. Sei tu disposto? Dio vuole. Vuoi tu? È tutto in relazione, è tutto collegato. Io voglio ricordarvi soltanto di un uomo molto importante, l'abbiamo predicato diverse volte, di un dottore della legge lì in terra di Palestina, vogliamo chiamarli così, in terra santa, Galilea. Vi voglio ricordare di Nicodemo, il dottore della legge, un uomo di circa 60 anni, un po' più vecchio di me, che si presentò a Gesù. E ci andò, dice la scrittura, di notte, quando le luci non c'erano, per non farsi vedere, perché si poteva compromettere. Lui aveva capito diverse cose, ma doveva capire ancora tante altre cose, o perdonatemi, comprendere la stessa cosa, vero? E ci andò a Gesù di notte, e si presentò, e fu portavoce di altri, perché la scrittura è molto chiara a riguardo. Maestro, noi sappiamo che tu sei un uomo venuto da Dio, perché non potresti fare le cose che fai se Dio non è con lui. Noi invece abbiamo compreso qualcosa di più, ma anche Nicodemo poi lo comprese, eh? Che lui non è soltanto venuto da Dio, lui è Dio, è stato, è e sarà. Amen. Non dicendo figlio di Dio, Dio nella seconda persona, in quello che è il figlio di Dio, Padre, Figliuolo e Spirito Santo. E si presentò e disse queste parole e poi gli chiese la spicciolata: Maestro, e lui era un dottore della legge ebraica, del Torah, vogliamo dirla in questa maniera, lui conosceva molto bene il Vecchio Testamento, lui conosceva molto bene la legge mosaica, lui conosceva, era un erudito, era uno che probabilmente insegnava a tanti altri e aveva bisogno di sapere. Che grande umiltà, vero? Oh Signore, rendi gli uomini umili,
Quanti credono di sapere tutto, non hanno bisogno di niente, non devono stare ad ascoltare quello e quell'altro, quando hanno la loro teologia, hanno la loro buona, bella religione e sono morti dentro, perché ancora vivono nel peccato, perché Gesù non ha operato, perché il peccato non è stato debellato. Il peccato oggi è diventato quasi una barzelletta. Trasgressione, usiamo trasgressione, continua a essere dei trasgressori verso la vita degli altri, la propria vita, e soprattutto offendono Dio. Aiutaci, Signore. Poi hanno la loro buona religione, hanno la loro bella conoscenza, possono fare, dire, disfare. Signore, tocca questi cuori, piegali. Sapete che la volontà di Dio qual è? Che tutti gli uomini fossero salvati, anche tu. Amen. Il suo desiderio? Che tutta l'umanità fosse salvata, ma non sarà così, purtroppo. Tra virgolette, purtroppo. Nicodemo era interessato, maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna, quindi essere salvato? Nicodemo, se tu non nasci di nuovo, questa nuova nascita quanto è importante. Sapete quanti italiani devono ancora nascere nello spirito? Non posso fare le statistiche, dovrei affidarmi a qualche inchiesta importante di qualche ente molto importante nel fare le previsioni, ma queste previsioni non le può fare nessun ente, perché sono cose spirituali, sono lo Spirito Santo di Dio, l'amore di Dio, la misericordia di Dio che deve operare. Ma sapete quanti italiani hanno bisogno di nascere di nuovo? Sapete quanti che predicano o conoscono la parola hanno bisogno di nascere di nuovo? Sapete di quanti di quelli che dicono io sono un cristiano devono nascere di nuovo? Nacque di nuovo e dovette nascere di nuovo anche Nicodemo. Ma questo nascere di nuovo lo turbava. Nicodemo, se tu non nasci di acqua e di spirito, tu non potrai ereditare il regno di Dio, cioè la vita eterna. Perché Nicodemo rimase imbarazzato davanti a questa nuova nascita, a questa trasformazione, a questo cambiamento intrinseco della propria vita. Perché lui si riconosceva che non poteva far niente. Io sono un uomo di circa 60 anni, posso rientrare nel ventre di mia madre, ma sarebbe stata la stessa cosa poter dire, ma io con le mie forze posso fare qualche cosa di nuovo per me, io posso fare. L'uomo sa che non può fare niente, ma Dio vuol fare. L'importante è che l'uomo glielo lascia fare. E gli ha mandato Gesù. E su quel colle fatale, che io rimido per fede, dice un bel cantico, vero? Quell'offerta che lava il mio cuore su quella croce, strumento di supplizio, e gli poteva gridare a gran voce e dire: tutto è compiuto, tutto è compiuto. È in virtù di quel tutto è compiuto che noi possiamo predicare questa parola, è in virtù di questo tutto è compiuto che possiamo dire quello che abbiamo ricevuto, possiamo esprimere concetti che in altri tempi e per certi sarebbero assurdi, impossibili, difficili, e che Dio ha rivelato non ai savi, agli intendenti, ma ai semplici, alle persone semplici, sincere, che sanno quello che valgono, che sanno di essere polvere e che possono gridare a Dio con fede e Lui li salva, non per le loro opere, ma per la grazia, frutto di quest'amore. Gloria al nome del Signore. Siamo salvati per grazia, solo per grazia. Dicevo prima, se noi pigliassimo tutte le nostre buone opere, e voglio invitarti a fare una piccola meditazione. Quante ne hai fatte oggi di buone opere? Cerca di ricordarti, hai dato qualcosa a qualcuno da mangiare? Forse non hai risposto male a tuo marito, a tua moglie? Forse che altra buona opera hai potuto fare oggi? Prova a pensare invece a quante ne hai fatte solo in questa giornata, che non sono da considerarsi buone opere, che devono essere elencate in quelle che sono le cattive opere. E pensate, fra cristiani nati di nuovo che si sforzano a vivere una vita di santità, e ci sono tante marachelle che noi confidiamo e confessiamo a Dio, diciamo: Signore, perdonaci. Figuratevi invece dove Dio non è presente. Non perché non è presente nel senso fisico, nel senso di quello che è la sua presenza nel pianeta, perché Dio è onnipresente.
dove Dio non è presente nei cuori. Quante cose sbagliate. Eppure c'è gente che dice: ho fatto del bene, io ho dato questo, io ho fatto quello, io faccio quell'altro, sto a posto davanti a Dio, sicuramente sarò salvato. No, se sei di queste persone, questo non ti gioverà, non ti servirà a niente. E invece la parola di Dio parla molto chiara: l'uomo non può gloriarsi di opere. Se oggi posso fare una buona azione nel predicare la parola, nel sottopormi alla guida di Dio per gli altri, lo faccio in virtù di quella salvezza che è nel mio cuore, della presenza di Dio, dell'amore di Dio, alla gloria di Dio. Alleluia! Ma l'uomo naturale, l'uomo carnale direbbe: non c'è guadagno, non c'è guadagno immediato, non si può, è meglio rivolgersi altrove. No, è questa la differenza che passa fra ciò che è spirituale e ciò che è materiale e carnale. Oggi noi serviamo, e grazie al Signore, io faccio parte di quell'esercito di piccoli servitori, senza titoli e riconoscimenti umani, che hanno il privilegio di annunciare il messaggio vitale della salvezza agli uomini in Cristo Gesù, il Signore. Alleluia, anche voi siete fra questi, vero? Gloria al nome del Signore. Noi possiamo dirvi, ecco perché a volte qualcuno ci definisce paurosamente convincenti, perché non diciamo cose che non sono, diciamo cose che Egli dice, quello che dice la parola di Dio. E non ci sono tante verità, c'è una sola verità. È vero che c'è una sola verità? Gesù lo può dire, si espressa lui stesso in Giovanni 14: io sono la via, la verità e la vita. E poi segue un altro verso: nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Alleluia! Questa è la verità, non ci sono altre verità, non ci sono le mezze verità. Questa verità è nella parola di Dio. Innamorati di questa parola. E non come carta, non come edizione. Innamorati del contenuto. Non è la carta, è il contenuto. Amen. Amen. Gloria al Signore. Eravamo tutti peccatori. Nessuno, dicevo prima, può dire: io ero una brava persona. E il mondo ha detto: è pieno di brave persone. Sono tante le brave persone. E quando si muore poi sono tutte buonanime, è vero? Non so a Milano come la pensano, ma dalle nostre parti continuano a scrivere: anche se è morto il killer, anche se è morto il mafioso, anche se è morto il camorrista, la buonanima. La buonanima. E se quella è una buonanima, allora è chiaro che tutti pensano di essere al di sopra, no? Nessuno è buono, solo Dio è buono. È la sua misericordia che ci permette di accostarci a Lui, è il suo grande amore che cancella il peccato, che annulla il peccato, ha una condizione: va e non farlo più. Alleluia, come l'ha detto a tanti altri. E questa parola deve far nascere milioni di italiani. Italiani, se non nasciamo di acqua e di spirito, non ci saranno pagamenti, prezzi, non ci saranno servizi liturgici, sostitutivi, non ci saranno le raccomandazioni dei personaggi importanti lì in cielo. Queste cose non valgono niente. Amen. Gloria al Signore. La vera giustizia è in cielo, non la troviamo in terra, ma la troveremo in cielo, perché il cielo, inteso in quello che è l'estensione indefinita, meravigliosa del regno di Dio, dove noi vivremo, dove dopo la morte noi faremo quel salto che io dico sempre di luce, di splendore, non un salto nel buio. Il salto nel buio è per quelli che non hanno questa speranza e soprattutto che non hanno ricevuto una fede per capire, per comprendere il messaggio di Dio e ricevere la salvezza di Dio. Quello è un salto nel buio, ma la morte al cristiano non è che poi gli porta chissà che grosse conseguenze. Lo porta a realizzare, a ricevere un anticipo di quello che sarà la vita eterna e la gloria eterna nel regno del Padre. Sia benedetto il nome del Signore. Amici miei, fratelli cari,
Il verso che voglio che rimanga nel cuore di tanti è questo: ma Dio, che è ricco in misericordia per il suo grande amore con il quale ci ha amati e ci ha amati anche quando eravamo peccatori e continua a amare ancora il peccatore, odia il peccato di Dio, ma ama il peccatore. Amen. E l'amore di Dio è il messaggio più grande di tutti i secoli, per tutti i tempi. Noi l'abbiamo scelto da tanto tempo in questo che è questo locale di culto un poco particolare, questo locale è abbastanza economico e qui alle mie spalle l'ho sentito da tanti anni e abbiamo scritto: Dio è, ditelo tutti insieme, Dio è amore. È il messaggio più bello. Dio non è quel giudice ancora, diventerà il giudice, ma anche oggi, anche in questo momento che odi la mia voce, è tempo di grazia, misericordia, grazia, frutto dell'amore. Grazia significa cancellazione totale del debito, annullamento. Non è che bisogna poi farsi un paio di secoli o di millenni in un luogo chiamato purgatorio, no? Il sangue di Gesù Cristo ci purga da ogni peccato. È parola di Dio, non è polemica, è la verità di questa parola. Alleluia! Il sangue di Gesù è scritto, ci purga, ci purifica da ogni, non da certi peccati, da ogni peccato. Amen. E poi c'è scritto che dove il peccato abbondava, o meglio dice, dove il peccato abbondò, la sua grazia, diciamolo insieme, la sua grazia sovrabbondò. Questo è l'amore di Dio, questo è il messaggio della vita. Qui è la differenza fra le storielle di Babbo Natale e della Befana con quella che è la realtà di una parola viva, vera, reale, una parola che trasforma i cuori, una parola che incute la fede. Ecco come si chiede la fede viene dall'udire la parola di Dio. E se in questo momento la stai ascoltando con riverenza, con sincerità, non verso questo misero uomo, ma verso questa parola stessa e verso questo Dio invisibile ma glorioso, allora Egli ti donerà quella fede necessaria per fare i primi passetti. No, non ti stiamo indirizzando verso quella chiesa o quella dell'altra chiesa, questo l'avete notato tutti quanti, non mi abbiamo mai pubblicizzato. Non abbiamo mai cercato di fare delle persone, di indirizzarli e di portarli verso un proselitismo pilotato. No, non esiste questo. Il nostro scopo è solo quello, accostarvi alla parola di Dio, credere nelle sue promesse, realizzare la sostanza di questa parola e il vostro nome, insieme al mio, insieme a quelli dei fratelli, insieme a quelli di tutti i cristiani che hanno fatto l'esperienza che sono nati di acqua e di spirito, del lavacro, del peccato, che siamo stati imbiancati per questa parola gloriosa e per lo Spirito Santo abbiamo ricevuto la rigenerazione, proseguendo avanti, camminando in quello che è la santificazione. Ecco le opere dove ci stanno. Dopo che Dio ha fatto grazia, dopo che abbiamo ricevuto il perdono dei peccati, dopo che siamo giustificati, resi giusti per fede, allora le opere le seguiranno. Siamo salvati per grazia e andiamo in cielo accompagnato da opere che non vengono dalla nostra natura, ma dalla nuova natura che abbiamo ricevuto in Cristo Gesù il Signore. E per quella meravigliosa, gloriosa natura, le nostre opere, ancora dopo che ce ne siamo andati, parleranno ancora di noi alla gloria di Gesù Cristo il Signore, il benedetto in eterno. Vogliamo alzarci in piedi e voglio che chinate con me il vostro capo, vogliamo rivolgere al Signore alcune parole di preghiera, non preghiera bigottica, non preghiera bigottica, espressione sincera del nostro cuore. Se qualcuno non sa pregare, imparate a pregare in questa maniera, parlate con Dio come faccio io in questo istante, comunque voi siete o in qualsiasi città d'Italia voi potreste essere, in qualsiasi caso, luogo, Dio è proprio lì. Dio è proprio lì, come Dio è proprio qui. Padre Celeste, Padre Santo, Padre d'amore,
Vengo a te nell'unico nome glorioso e meraviglioso, quello di Gesù Cristo, il Signore, il Salvatore, l'unico mediatore, l'unico Redentore. Padre, ti ringrazio per l'onore che mi hai concesso di esprimere nella mia maniera, alla mia maniera, quella che è la dottrina più importante per il cristiano, la dottrina della salvezza. Padre, ti presento in modo particolare coloro che sono qui per la prima volta e i nostri amici ancora per televisione, ovunque essi si trovano, la nazione italiana davanti a te, dal primo all'ultimo cittadino di questa terra, Signore, te li presento a te. Signore, sappiamo che ci sarà presto una ventata nuova del tuo meraviglioso spirito, frutto del tuo amore e della tua misericordia, e che milioni di italiani, Signore, riceveranno la nuova nascita, Signore, che servitori diventeranno reali, veri servitori, per non servire le regole degli uomini, per non servire i pensieri degli uomini, ma per servire te secondo la tua parola, secondo i tuoi testamenti, oh Dio. Non perché tu sei morto, tu ci hai lasciato il nuovo e l'antico testamento come espressione della tua volontà, perché tu sei il vivente. Grazie Padre, grazie Dio. Benedici quanti hanno delle perplessità, illuminali Signore, metti pace nei cuori, stendi la tua mano d'amore. Se ci sono ammalati in questo momento, toccali, tu puoi ogni cosa, tu sei l'Eterno che guarisci, e sulla croce Gesù ha portato non soltanto i nostri peccati ma ancora le nostre infermità. È scritto nella tua parola, Padre, e noi crediamo con tutto il cuore. Ricevi il nostro ringraziamento, la nostra lode. Continua a benedire e a benedire il popolo italiano, questa martoriata nazione in questi tempi, Signore, così difficile. Stendi la tua mano nei comuni, a livello di governo, Signore, opera secondo le tue meraviglie e il tuo amore. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Thank you.